Ragazzi, finalmente sappiamo qualcosa. Finalmente il fondatore di Social Good ci ha mandato un messaggio. Andiamo a leggerlo. Buongiorno ragazzi, sono Giacomo di diventeromilionario.it e finalmente, aprendo l'app di Social Good, ma anche del loro blog sul sito socialgood.inc, c'è un nuovo post. C'è un post intitolato, ve lo metto in sovrappressione, La mia promessa verso di te o verso di voi. Messaggio dal fondatore di Social Good. Quindi, ragazzi, l'ho letto e ho detto: beh, c'è, non può non parlare della cosa fondamentale, del fulcro di tutta la situazione attuale di Social Good. Quindi l'investigazione che sta avendo atto da ormai, lasciamo perdere quanto tempo, per sbloccare i bonus dei 200 dollari che ci avevano promesso in caso di iscrizione, eccetera, eccetera. E poi ci hanno detto: no, in realtà non puoi più prelevare. Quindi ho detto: vabbè, vado, leggo e capisco tempistiche e lo stato di avanzamento di queste investigazioni. Caso, vabbè, non dice il prossimo mese risolvo, però dico: ok, quello che stiamo facendo è questo, abbiamo capito questa cosa qua, adesso facciamo questa azione e arriveremo a questo risultato. Qualcosa troverò, quindi andiamo a leggerci questo messaggio, ragazzi. Eccoci qua. Ciao a tutti i ragazzi della community di Social Good. Sono Soichiri Takaoka e il fondatore di Social Good. Abbiamo 1.850.000 utenti. Ok, benissimo. Fin qua siamo tutto perfetto. Poi qui parte subito in quinta, mette il grafico della crescita del progetto. Vediamo a gennaio se c'è una crescita assurda, perché per il bonus, se no, probabilmente nessuno si sarebbe iscritto. E qua la spara già subito grossa, dice: basandoci su questo grafico, sembra che possiamo raggiungere i 10 milioni di utenti quest'anno. Grazie, Soichiro. È come se io dicessi: oggi ho ricevuto un bonifico di 1.500 euro, continuando così posso diventare milionario in 2 anni. In realtà il bonifico da 1.500 euro è uno al mese dello stipendio, però se prendo quel singolo giorno posso espandere all'infinito. Se continuiamo così arrivere... No, non si arriva da nessuna parte. Vabbè, non sembra che il nostro numero di utenti sta crescendo così tanto, perché utenti portano nuovi utenti. Certo, ma perché c'era il bonus da 200 dollari? Non per altro. Quindi Soichiro, mi dispiace deluderti, ma il motivo è assolutamente quello. E poi sotto una cosa che, ragazzi, appena ho letto, ho detto: no, dai, cioè qua questo messaggio non ci sarà nulla di buono. Come la storia del Bitcoin ci ha insegnato, il valore del token cresce al crescere del numero delle persone che lo posseggono. In realtà, il valore di qualsiasi cosa cresce in base alla legge del mercato: domanda, offerta. In base a questo cambia il valore. Poi il Bitcoin è una cosa in più che ha la scarsità, perché dato a 20, 21 milioni non ce ne saranno più. Ma questo è un altro discorso, giusto per screditare questa frase che è assurda e insensata. No, cioè quando il valore c'è, allora c'è un'offerta, c'è una domanda e si decide il valore se cresce o se cala. Ma se il valore è dato dal fatto che ti do 200 dollari di bonus e tu non puoi prelevarlo, il risultato è, come mi lascio in sovrappressione, il valore del token, che è quello che in realtà a noi interessa realmente, quindi un valore in continuo calo, arrivato a essere 1 dollaro, adesso vale 20 centesimi, quindi un quinto del suo picco massimo, e non credo onestamente che si riprenderà, ma andiamo avanti. Ah, ovviamente lui dice: non è una promessa, che il valore crescerà, per carità, noi cerchiamo di fare il possibile, poi quello che succede non si sa. Va avanti e dice: possiamo forse aspettarci di vedere lo stesso effetto per il Social Good come abbiamo visto per il Bitcoin. Fin qua potrebbe essere una lettera scritta da qualsiasi fondatore di qualsiasi shitcoin, la peggio shitcoin possibile, verso le persone che hanno investito, ci hanno creduto, o verso nuovi investitori. Cioè, siamo come Bitcoin, perché bla bla bla, in realtà sotto, cioè ben poco di comune col Bitcoin. E qui arriviamo, ragazzi, a un altro dei pezzi forti dopo il paragone con i Bitcoin. Qua ci dice Soichiro, ci dice: oltre il 90% degli utenti della Social Good app tengono i loro token a lungo termine. Perché? Perché gli impediamo il prelievo? No, perché comprendono l'ecosistema del token. E questi holder raccomandano Social Good App a famiglia e amici, e quindi ne portano dentro altri sempre per la stessa ragione. Dico: c'è valore, cavoli, caspita, se me li tengo io non li prelevo, ma io non li preleverei se potessi. Sono contento che Soichiro mi dica: non puoi farlo, perché magari rischierei di farlo e non devo, perché c'è un valore incredibile qua dentro. Qui sotto, nel capitolo del market, del mercato disponibile per Social Good, fa dei conti che, per carità, possono essere giusti, possono essere sbagliati. Alla fine dice: la nostra base di utenti a quale ci rivolgiamo è di 55 milioni di persone. Come ha fatto questo conto? Gli utenti che hanno un cellulare, per gli utenti che vogliono ricompense, per gli utenti che hanno cripto. Okay? Questo ha stretto il numero di persone fino ad arrivare a vero, ok, il nostro target è 55 milioni di persone. Noi possiamo arrivare a colpire 55 milioni di persone. Però c'è un problema. Cosa succede? Succede che il mercato
decuplica ogni 2 anni il mercato delle cripto, fa questa assunzione, dice il mercato decuplica ogni 2 anni, quindi ci aspettiamo che il mercato sia di 10 volte tanto, quindi diventerà 550 milioni di persone, mezzo miliardo di persone, alle quali l'app di Social Good si propone di rivolgersi, che mi sembra veramente un numero assurdo, ma va bene, non c'è problema, perché lui dice non è che ci interessa mezzo miliardo, ci bastano 100-200 milioni di persone, sì, non c'è nessun problema, guarda, quindi avanti così. Qui sotto parla dei brevetti, dice che hanno dei super brevetti, ma onestamente anch'io posso brevettare il fatto di cadere dalle scale rompendomi solo una vertebra invece che l'osso del collo. Però cosa me ne faccio di questo brevetto? Soi Ciro, dai. Qua dice che sono partiti dal Giappone, qua per non sbagliare scrive win 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 Steve Jobs Zen, quindi siamo tutti contenti. Alla fine parla, fa ovviamente la sparata sul capitalismo. E poi parla del futuro e dice che l'obiettivo di Social Good è di far crescere la community fino ad avere 5 billion di members worldwide. Ok, uno dice, vabbè, ma 5 billion cosa vuol dire? Vuol dire, perché magari io ve lo traduco male, ragazzi, 5 miliardi di membri in tutto il mondo. Lui si pone di arrivare a coprire tutta la popolazione mondiale, in sostanza, quindi è una cosa abbastanza impensabile da fare. Ma Soichiro mi dà fiducia. No, a parte gli scherzi, ragazzi, l'ho buttata un po' sul ridere questa lettera. Io mi aspettavo veramente di avere risposte, o quantomeno comprensione, o quantomeno, non dico scuse, dico, vabbè, guarda, sappiamo che va così, sappiamo che ci state odiando, vi state irritando, basta vedere il gruppo Telegram di Social Good, cioè non è che ci siano gravi rari, ormai anche gli altri hanno deciso di metterla così per ridere, girano a meme, girano l'altro, sanno che i soldi non arriveranno mai e che il valore del token comunque è crollato e non crescerà più, quindi è andata abbastanza così, però appunto dal messaggio del fondatore mi aspettavo una cosa, non so, che mi dicesse, guarda, arriverà, guarda, mi dispiace, potevi dirmi, benissimo, ci sta, i 200 dollari abbiamo sbagliato a darli, adesso vi ritogliamo, ve ne diamo 50 dollari a testa, e quelli potete prelevarli subito, mi sta bene, però non continuare a prendere in giro le persone dicendo 200 dollari, eccetera, eccetera. Quando la fiducia viene meno, tutto crolla e questo purtroppo non si può più salvare. Forse questa lettera poteva essere stata fatta in maniera diversa, pensata in maniera più interessante, però fatta così veramente in nulla cosmico, è come se l'avessero scritta, salvata e programmata a inizio marzo. Ho detto sì, la scrivo 12 aprile, voglio che esca, la pubblicano e fregandosi di com'è la situazione in quel giorno là. Quindi veramente un'altra delusione, ma in realtà non che ormai abbia molte aspettative su questo progetto, però appunto poteva essere fatta meglio. Fatemi sapere se l'avevate letta, se questa lettera vi ha fatto ridere, vi ha insegnato qualcosa e noi ci vediamo al prossimo episodio su Social Good che spero riguarderà il prelievo dei fondi del nostro referral bonus, ma ormai a questo punto ragazzi, in Soichiro we trust. Ciao ciao.